Attenzione perché in questo video ci saranno tutti i Pokémon Paradosso di Scarlatto e Violetto, tutte le evoluzioni finali e Pokémon ancora inediti che non sono stati rivelati minimamente neanche dai trailer internazionali. Quindi se non volete alcun tipo di spoiler potete cliccare benissimo via dal video. Io non perdo nessun altro secondo e mi butto direttamente nei leak. Nella notte appena trascorsa c'è stato un dump assurdo di tutto ciò che si può volere da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Le evoluzioni finali degli starter sono state rivelate insieme ad una caterva di altro materiale. Quindi se non volete alcun tipo di spoiler vi consiglio di, come sempre, di cliccare via dal video. L'evoluzione di LeChonk è il primo Pokémon che vediamo. Il maschio e la femmina hanno due forme ben distinte e si chiama Oinkolone. O forse andrebbe letto Oinkoloni, perché in poche parole la mortadella, se non sbaglio, in America viene chiamata Boloni, che sarebbe Bologni, letta come la leggiamo noi italiani. Quindi penso che sia Oinkoloni, dato che la mortadella si fa con il maiale. E se non è mortadella, è prosciutto e viene chiamata la stessa maniera. Vai a capire perché alcune volte... Eccolo qui. Maschio e femmina hanno due forme ben distinte. Ora capisco perché Q aveva messo in rossetto quella foto di quel maiale, ma ora acquisisce tutto un altro senso. E poi l'evoluzione finale di Sprigatito. Sì, sta in piedi su due zampe e si chiama Mascarada. È un Pokémon gatto. Assomiglia a Miss Dronio di Yattaman. Si chiama Miss Dronio, quella che porta la maschera. Sembra veramente lei. Comunque, guarda, mi aspettavo di peggio. Non che avessi aspettative, però pensavo molto peggio. E dal Weed Cat, che era Sprigatito che si fuma la cannetta, qua sapete benissimo dove andiamo a parare. Poi abbiamo un Pokémon peperoncino, se ne è parlato e sembra che abbia una specie di due teste ricoperte appunto da peperoni o peperoncino. Comunque il serrano dovrebbe essere quello verde e quello rosso è Carolina Reaper. Mi piace l'idea, mi piace molto l'idea. L'esecuzione un po' meno, perché il collo, diciamo, è un po' troppo sottile per i miei gusti. Abbiamo il Pokémon verme e penso sia esclusivo di Violetto perché sembra molto futuristico. E abbiamo la nuova evoluzione di Bisharp. Abbiamo tutta quanta la famiglia, Ponyard, Bisharp e l'evoluzione. Wow, quanto è figo. Wow, questo lo vorrei in squadra, assolutamente. No, no, questo se non è esclusivo in squadra, assolutamente. Abbiamo Tyranitar Paradosso. È Tyranitar meccanico alla fin fine. Non speravo in un Tyranitar forma Paradosso, ma ci sta. Sembra quasi quello del film, del quarto film. Salamence Paradosso. Boia. Sembra Salamence Paradosso. Porca miseria. Questo è bello davvero. Questo è davvero bello. Poi abbiamo la capopalestra di tipo insetto. Ma che carina. Ah, Gym Leader Katie. Ma che carina. Tra l'altro lei ha quel simbolo della ragnatela che vedevamo nei trailer. Anche l'evoluzione finale di Quaxly, Quacabal, quindi Quacquavaliere. Va bene. Non ci sono altre immagini, probabilmente l'ha solo visto, per questo ce l'ha registrato. Ok, non è molto chiaro, ma... Qui abbiamo Donphan, confermato Jigglypuff di Flintstone, come li chiama un certo streamer. Vabbè, dai, ci sta. Volcarona e... sia passato che futuro. Quindi Amisdribas. Forma passato e forma futuro. Boy. E ovviamente l'evoluzione finale di Fuecoco non può mancare. Eccolo qua, Skellerige. Wow. Q ha detto, ha un uccello di fuoco in testa. Per quanto mi riguarda, quella è una bocca, il muso, volendo proprio, no? Il naso, ok, però un uccello di fuoco, un canarino, arancione. Oh, non è, però... Boh. Però vabbè, dai, non è male. Non è proprio il male assoluto, ci poteva stare di peggio, eh.
Comunque sia, dai, dai, poteva sempre andare peggio. Non dimentichiamoci però del primo stadio evolutivo di Sprigatito e anche Seatoddle e Shroodle. Questi due Pokémon potrebbero essere anche la forma baby di Seatitan e di Grafagliai perché in loro hanno il suffisso toddler, che starebbe ad indicare un bambino, insomma un infante, vedremo poi nel corso dell'avventura. E qui abbiamo una moltitudine di paradossi di Violetto. Wow! Bellissimi, questo è Ariyama? Boia, zii, che ti è successo? Mi pare Mango Ariyama. Wow, Volcarona, Gardevoir. Abbiamo Delibird, Hydreigon. E ovviamente, vabbè, Miraidon, vabbè, ovvio. E qui i paradossi di Scarlatto. Amoongus, carino Amoongus. Abbiamo Jigglypuff, Succhiasangue, bene. Magneton, sempre acciaio con le gambe e con il ferro depositato ai poli. Ma vabbè, ci può stare. Quel Salamence è sempre bello da vedere. Donphan, Volcarona quindi. Questo non è un Larvesta, ma è un Volcarona. Anche perché non volava in passato. In passato Volcarona non volava. Bene. E abbiamo un Pokémon cavalletta, sicuramente di Violetto. Non sembra un animale. Sembra più un robot, ok? Quindi stiamo andando verso i robot con Pokémon. Diventiamo Digimon, pian piano. Vabbè, fa niente. Che si evolve in Lockix. I Pokémon cavalletta. E qui si vede bene che è un coltellino svizzero. Si apre come un coltellino svizzero. Nonostante il nome suggerisca Grimaldello. Eccolo qua. Dai. Non male. Non troppo male. E il Pokémon sale Knuckly. Oh, eccolo. Questo si era già visto nel trailer, quindi ok. Quindi queste immagini sono tutte confermate. Mi perplime un po' questa cosa del Pokémon Skeledirge, che è Pokémon cantante. Boh, non capisco perché. Per non farci mancare niente, anche l'evoluzione finale di Wooper di Paldea. Sì, ha solo lo stadio base e il primo stadio, ma eccolo qua. Se c'è un Pokémon che so che non metterò in squadra. Bene, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Spero che vi sia piaciuto. Questo è tutto ciò che abbiamo alle 9 del mattino di novembre 9. Preciso, no? Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E no, non me la sono preparata il 9 novembre alle 9. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.